E dunque torniamo in diretta con la professoressa Giovanna Cosenza, presidente del corso di Scienze della Comunicazione all'Università di Bologna, che saluto nuovamente. Buonasera. E invito subito a darci il suo giudizio di questa campagna elettorale brevissima sui generis, probabilmente che ha mostrato dinamiche diverse da quelle a cui eravamo abituati e che ci ha consegnato come scenario a cui ci preparano quello dell'ingovernabilità. Non giudizi politici, ma proprio per quella che è la sua competenza specifica, che cosa hanno comunicato e come lo hanno fatto? Ma io comincio da una formula che ho usato, che è semplice. Mi è venuta in mente, soprattutto nelle ultime 2 settimane, la corrida, quella che aveva lo sguardo benevolo di Corrado Mantoni. Abbiamo assistito a una corrida di dilettanti allo sbaraglio, fra l'altro è un format televisivo molto noto, datato, ma abbiamo dilettanti allo sbaraglio datati e quindi è perfettamente congruente anche rispetto ai tempi. Manca lo sguardo benevolo di Corrado Mantoni, dico, perché non abbiamo i dilettanti allo sbaraglio che vengono dalle persone comuni, dai cittadini. Abbiamo dilettanti allo sbaraglio, abbiamo visto dilettanti allo sbaraglio che provengono dalla classe politica, e mi riferisco a tutte le gesta che abbiamo visto in televisione. E poi naturalmente si parlava anche del ruolo dei new media. I new media possono essere dei grandi amplificatori e disseminatori di contenuti innanzitutto televisivi e viceversa ormai, perché quello che viene dalla televisione si riverbera su internet, e produzioni che nascono su internet vengono riprese molto volentieri. Pensiamo all'ossessione con cui i giornalisti vanno a compulsare Twitter dalla televisione, e seggiolini spolverati e giaguari consegnati, ecco, volevo in diretta. Arrivare proprio a quello che ci rimarrà. Questa è la corrida, perché purtroppo cioè io sono stata una critica piuttosto sistematica dei problemi della comunicazione politica degli ultimi 5 anni, dalla fine del 2007, nascita PD, PDL, ai giorni nostri, e in questa campagna veloce ho notato addirittura un peggioramento. Ecco, allora, quello che ci rimarrà di questa campagna elettorale, cominciamo con le immagini che colpiscono e rimangono nell'immaginario. Lei ha detto il giaguaro, io tocco il tema degli animali, perché abbiamo visto i cani. Tutti gli animali, mancavano i coccodrilli, anzi è un suggerimento, perché se qualcuno volesse un coccodrillo ci starebbe bene. Ma è quella la strada? È una strada che si basa purtroppo sul vuoto, cioè è una strada, voglio dire, c'è una demonizzazione di questi giochi, c'è una demonizzazione della televisione a cui stiamo io stessa parlando di corrida, è come se mi inserissi in questo filone demonizzante, no? Per cui è un male la politica spettacolo. Allora, una volta che c'è una scena mediatica da un po' di spettacolarizzazione, non possiamo prescindere. Perché non si può più, soprattutto non si arriva alle masse, non si arriva a molti cittadini e cittadine se non si usano semplificazioni, se non si usano immagini forti, simboli forti. Anche la battuta, anche la metafora, anche il paradosso può servire. Il problema è che questi sono tutti elementi funzionali che non vanno demonizzati, ma vanno affiancati a contenuti. A dei contenuti, ecco, certo. Quello che è mancato sono i contenuti. Tra l'altro, lei diceva raggiungere tante persone. Normalmente, certo, questo veniva fatto attraverso lo scenario più consueto, che era la piazza. Piazze in qualche modo abbandonate, si è detto anche dei partiti tradizionali, adesso al di là del PD a Milano, però tendenzialmente si è trovata la scusa del freddo e del maltempo, ma si è preferito chiudersi tutti in spazi coperti, e dove ci si può contare, non si corrono rischi di vedere sedie vuote. Mentre il Beppe Grillo ha preso e riempito piazze anche sotto la neve. Vero è anche che riempiva i teatri anche quando non faceva politica, non so. Certo, vabbè, Grillo è... Allora, in questo contesto di dilettanti allo sbaraglio, Grillo era l'unico professionista, nel senso che Grillo è un uomo di spettacolo che ha trasferito nella comunicazione politica e nella politica il linguaggio della satira politica. Lui viene dalla satira, lui fa satira. Prima cominciò con la satira sociale ed economica, lo ricordiamo, no? Negli anni 90 le sue invettive riguardavano le multinazionali, riguardavano l'economia, i grandi gruppi, la finanza. Poi sempre di più la sua è diventata una satira economico-politica. E
ha trasferito il linguaggio della satira nel linguaggio della politica e nella politica stessa, con una professionalità che gli altri dilettanti allo sbaraglio non hanno. E quindi in questo senso stravince, cioè se ti metti su quel terreno lì, è chiaro che non puoi contrapporre un giaguaro o un cagnolino in braccio alle cose che riesce a fare Grillo come uomo di spettacolo. Grillo, fra l'altro, l'ha fatto superando ancora una volta il mezzo televisivo che conosce benissimo e sa usare benissimo, perché in televisione ci va, l'ha fatto nelle piazze. Ce n'è un altro che conosce benissimo il mezzo televisivo, infatti, che è Silvio Berlusconi, infatti, che ha ridotto in una maniera che ci deve spiegare lei il suo distacco. Infatti. Ha perso tantissimo, va detto, però rispetto a come era partito. Certo, infatti nel trovare le eccezioni ai dilettanti allo sbaraglio va inserito anche Berlusconi, ovviamente, che nonostante sia invecchiato non soltanto anagraficamente ma anche nei modi e nei contenuti, è riuscito comunque a fare quello che si dice dettare l'agenda. L'ha dettata e dalla spolverata del seggiolino in poi si è rinvigorito e quindi ha ancora una volta mostrato che il maggiore professionista in questa spettacolarizzazione è lui. Il problema rispetto al 94 e anche alle competizioni successive, quelle intermedie, è che comunque anche lui non è stato più capace, non è più capace di rinnovarsi né nei toni né nei contenuti, e questo è stato il suo grosso limite. Nonostante questo, dall'altro lato, si era messi così male, parlo dagli altri lati, no? Perché non c'era un solo competitor a questo, certo, giro, perché abbiamo visto un Monti che in un mese e mezzo o due è riuscito a stracciare la credibilità altissima che aveva guadagnato in 13 mesi di governo. Questo è un altro caso incredibile. Ecco, lui è il più dilettante, il dilettante all'ennesima potenza, ed è andato proprio allo sbaraglio, perché si è proprio sbaragliato, si è inzuccato di brutto proprio. L'immagine è crollata. Lei faceva peraltro riferimento alla comicità, ne parlavamo in un caso specifico, però l'ha avuto un ruolo, perché poi quando si cercano i responsabili delle sconfitte o degli insuccessi, allora Crozza, protagonista, sì, suo malgrado a Sanremo, è accusato di aver distrutto l'immagine di Ingroia, evidenziandone l'indolenza che lui riconduceva alla sua sicilianità, di aver forse affibbiato la questione del giaguaro a Bersani e su Berlusconi, di averlo comunque favorito, perché estremizzarne la ridicolizzazione tende a creare senso forte di appartenenza nei simpatizzanti. Certo, allora voglio dire, la questione del ruolo di Crozza, prendiamo l'esempio di Crozza e le cosiddette metafore, che poi tecnicamente non sono metafore, ma si chiamano esempi paradossali, queste frasi che lui estremizza, conduce a paradossi e che ha restituito a Bersani rimettendogliele in bocca, il giaguaro uno per tutti. Allora c'è stato un momento in cui Bersani, ed era nelle primarie, aveva trovato un equilibrio fra il suo stile personale, l'ammorbidimento che gli proveniva dal sorriso bonario che era il regalo di Maurizio Crozza, perché il sorriso di Corrado Mantoni della vecchia corrida è stato sostituito nel caso del PD dal sorriso bonario di Maurizio Crozza. C'è stato un momento in cui l'equilibrio precario Pierluigi Bersani era riuscito a trovarlo, è stato in quella fase fugace delle primarie, in cui c'era una proposta, c'era uno stile personale, c'era anche la bonarietà e il sorriso dell'aver guadagnato questo ruolo, di aver interpretato il regalo di Maurizio Crozza. Dopodiché, finita la parentesi delle primarie, si è totalmente appiattito sulla battuta, sulla ricerca dell'effetto, e ha completamente dimenticato i contenuti, cioè io non riesco a ricordare, pur avendo la profezia, avete un mese di tempo per perdere, sempre per citare Crozza. Ma sì, ma infatti è questo è stato. Dopodiché tutti, allora ci sono stati due professionisti dello spettacolo che hanno dettato gli stili di questa corrida di dilettanti, che sono stati Silvio Berlusconi da un lato e Grillo e Beppe Grillo dall'altro, in modi diversi, anche in luoghi diversi, perché lo spettacolo di Beppe Grillo era nelle piazze e nei video su YouTube, in tutto quello che sappiamo.
Però si sono fatti seguire negli stili proprio e spesso anche nei contenuti, perché Berlusconi ha parlato di IMU e tutti a parlare di IMU, retromarcia di Monti, IMU sì, IMU no, IMU corretta e tutto un, ecco, Beppe Grillo nei toni, nei modi, addirittura abbiamo visto un Romano Prodi a Milano che ha tentato la battuta, cioè è come se una persona normale che non sa raccontare barzellette si mette a raccontare le barzellette, sì, l'effetto è catastrofico sul campo degli altri. Ma che senso ha? Il risultato di Grillo è potere della rete, quindi di internet e social network, di quello che è il suo mezzo di comunicazione con i suoi simpatizzanti, o della comicità? Il risultato di Grillo sarebbe sbagliato attribuirlo solo alla professionalità di uomo di spettacolo, perché quello è il suo vantaggio, la sua capacità, ma è anche il suo limite. È la metafora del dito e della luna. Guardi, indichi la luna e tutti guardano il dito. C'è una luna nella proposta del Movimento 5 Stelle che è un programma che tutti ridicolizzano, che tutti trascurano, che nessuno prende in considerazione, ma dimenticando che non è che gli altri programmi abbiano una maggiore serietà, cioè diciamo i programmi dei maggiori competitor, perché poi ci sono state delle eccezioni più articolate ma che sono rimaste di nicchia, per esempio Fare per fermare il declino, obiettivamente, esatto, ma anche lì ucciso dalla figura, dalla cattiva figura finale di Oscar Giannino. Allora, il vantaggio di Beppe Grillo, che è questa sua capacità di uomo di spettacolo, è anche il suo limite, perché tutti attribuiscono il suo successo a questa capacità. Fra l'altro lui fa satira e ha introdotto le tecniche della satira nel linguaggio politico. Cosa comporta la satira? Comporta il turpiloquio, comporta i nomignoli, certo, gli insulti. E quindi torniamo alla metafora del dito e della luna. Dicono, con l'indice si indica la luna e tutti guardano la luna, ma nel caso di Grillo il problema sta nel dito, perché lui col turpiloquio ha messo, io dico sempre, usiamo questa immagine che uso anche con gli studenti per spiegare, ha messo un pezzo di cacca. Cacca, dico proprio questo perché il turpiloquio a cosa fa riferimento? Fa riferimento alla sfera sessuale, a quella escrementizia. Quindi torniamo all'immagine: se tu indichi la luna ma hai un dito sporco di cacca con cui indichi la luna, ovvio che tutti guardano il dito. Il problema sta nel dito e nel come tu usi quel dito. Concludo il problema di Grillo. Chiedendole quello che si è scatenato sui social network nelle prime elezioni, non solo d'inverno, ma della grande presenza di Facebook, Twitter, eccetera, dove le regole della par condicio, su cui magari andrebbe fatta una riflessione in un altro momento, vengono scavalcate dalla libertà della rete. Beh, questo è un punto serio di riflessione, perché ovviamente la rete permette questo, perché dalla rete si può sfuggire, la rete ha le maglie larghe, è nata per questo, fatta la legge, in rete si trova facilmente il modo di bucarla, di scavalcarla, di sfuggirle. E questo è un ripensamento che immagino per la prossima competizione elettorale si debba fare. Dopodiché, certamente in questa competizione i social media, internet, eccetera, eccetera, hanno avuto un ruolo maggiore, e per fortuna, perché siamo un paese arretrato dal punto di vista dell'accesso, ma avanziamo anche noi rispetto al 2008, c'è un maggior numero di italiani e di italiane che accedono alla rete, e questa è una buona notizia. Persino la politica che arriva dopo dunque ha dovuto adeguarsi, e quindi abbiamo visto anche delle discese in rete rapidissime, tipo quella di Monti, dal niente, account di Twitter e improvvisazione, improvvisata. Nella rete, eccetera, si estremizza, eccetera. Anche la rete ha i suoi linguaggi, perché c'è una barriera protettiva, quindi insomma poi si arriva anche, certo, agli estremi di Federica Sassi minacciata di certo, morte. Certo, che poi la rete a sua volta ha i suoi linguaggi, i suoi modi, le sue caratteristiche. La tendenza italiana e mediatica a demonizzare la rete, spesso semplicemente legata al fatto che non la si capisce, cioè voglio dire, dietro l'aggressività in rete, ovvio, si dice no, si esagera a volte, d'accordo, però non è che dietro al turpiloquio di qualcuno che insulta in un forum, in un blog, su Facebook o qualcun altro, sta necessariamente una persona che fuori dalla rete è uno
violento o un aggressivo, a volte sono persone semplicemente normali o anche addirittura timidissime che certo. in rete si sfogano, dopodiché non farebbero del male a una mosca, quindi le persone per fortuna sono più sfaccettate e quindi certa aggressività che si riversa in rete non necessariamente nasconde quel degrado che a volte tutti dicono. In chiusura, più è stata più importante la televisione, è stato più importante la piazza o la rete? È un bel mix, abbiamo assistito a un bel mix. La televisione ha ancora un ruolo forte, questo non vuol dire che l'Italia è un paese arretrato, guardiamo cosa succede in altri paesi europei, negli Stati Uniti, laddove c'è più accesso alla rete, un maggior uso e anche un uso più consapevole, però le ultime battute delle campagne elettorali avvengono ancora a colpi di spot. La televisione è ancora un mezzo molto importante. La piazza è tornata grazie a quest'uso da parte di Grillo, non sarebbe stato male, non sarebbe male che si tornasse al mezzo di comunicazione della piazza, perché la politica ha bisogno di questo, ma non per le urlate, perché c'è il contatto dei politici, non tanto del leader, della celebrità, ma di tutti i politici. Il porta a porta, i centri sociali, i condomini, poi viviamo in Emilia e a Bologna, queste col cose cambio sono... della legge elettorale questo sarà inevitabile, certo. C'è da immaginarlo. Grazie. Grazie a lei, grazie a voi. Professoressa Cosenza, per essere stata con noi, a voi per averci seguito. Ora le previsioni del tempo, quindi tutto lo sport di Giada Giacalone. Giuliva a tutti gli amici e amiche che ci seguono su ilometeo.it. Corpi nuvolosi provenienti dall'Oriente coprono i cieli sulle nostre regioni, mentre al sud il tempo migliora decisamente. Guardiamo insieme il dettaglio. Cieli nuvolosi al nord, eccetto sull'estremo nord-est, nuvolosità invece più compatta al nord-ovest, segnatamente sulla Val d'Aosta e sulla provincia di Torino, con precipitazioni deboli ma anche nevose sui rilievi. Al centro nubi sul versante adriatico, mentre splende il sole su quello tirrenico, segnaliamo un aumento compatto di nubi sulla Sardegna ma senza precipitazioni. Al sud c'è la possibilità di qualche debole piovasco sulle coste della Puglia e sul Gargano, ma nulla di che. Altrove vedete il sole dominerà il cielo incontrastato ma accompagnato comunque da qualche nube coreografica. Venti forti occidentali sul canale di Sardegna, altrove saranno più deboli e variabili. Neve ancora sull'estremo nord-ovest ma in esaurimento. Uno sguardo alle temperature. Su tutto il territorio le minime sono in deciso aumento e comprese tra i 2 e gli 8 gradi. Di giorno sarà più mite con temperature comprese tra i 9 e i 15 gradi su tutta la nostra penisola. L'aggiornamento detto questo termina qui. Sei un amante delle statistiche, ti piacerebbe sapere che tempo faceva in un determinato luogo di un giorno passato? Ilmeteo.it aiuta la tua passione, clicca sul link business che trovi in home page e poi vai alla voce dati meteo passati e libera la tua curiosità. Attenzione, diffida dalle brutte imitazioni.